I conti del comune di Nocera Superiore sono in ordine grazie a controlli costanti su investimenti contenziosi e recuperando anche somme dovute. Il sindaco Cofano a tutto campo sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio dopo l'approvazione in consiglio comunale. La previsione dei flussi di cassa sembra ad oggi garantire il mantenimento di un saldo positivo che permetterà quindi di puntare anche ad ulteriori investimenti. Abbiamo approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio che continuano a certificare l'andamento dell'amministrazione, un andamento positivo non solo in termini di investimenti e di servizi per la nostra comunità, ma anche in termini di equilibri economico-finanziari. Perché l'amministrazione comunale, che mi onoro di guidare, non ha mai scisso il momento della valutazione contabile che operasse con uno spirito parsimonioso dal momento della realizzazione dell'efficienza, della dinamicità che la città deve sempre avere. Come sapete abbiamo provveduto ad avviare ulteriori investimenti, teniamo sotto controllo le passività potenziali, quindi i contenziosi che si erano generati nel corso degli anni e rispetto a questo stiamo cominciando ad incassare anche somme di sentenze che ha visto l'amministrazione vittoriosa, così come stiamo tenendo sotto controllo anche tutti gli investimenti e i finanziamenti che stanno entrando che ci consentono quindi, senza gravare eccessivamente sulle casse comunali, evitando così di aumentare la pressione fiscale, di garantire servizi di qualità ai nostri cittadini delle diverse fasce e nello stesso tempo di garantire ulteriori investimenti per un territorio che cresce e che l'amministrazione spera possa vedere nuove attività sorgere, nuova economia prodursi.